Ehi la ciurma, io sono Mattitesse e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels. Sono di nuovo qui tra voi in carne ed ossa, come potete vedere e vedermi. Riprendiamo, ecco, la serie di Magic Duels da dove l'avevamo interrotta. Nel frattempo, come possiamo vedere, è uscita la nuova espansione Egypt Moon, cioè Luna Spettrale, che andremo però a goderci tra un attimo, perché noi abbiamo appena iniziato Shadow Over Innistrad prima della mia sessione esame e quindi continueremo di là. Io ho già provato a iniziare la partita, intanto faccio continua, che solo che ho avuto problemi con la registrazione prima e quindi niente, ho dovuto interrompere. Spero che questo giro vada bene e che non ci siano problemi con la webcam né con la registrazione del gioco in sé, che non laghi troppo e che la qualità sia sufficiente. Sto un po' sperimentando, vediamo, abbiate un po' pazienza se per caso non è eccellente. Quando giunge al maniero Markov in certe pecca di Sorin, Jace si trova di fronte a una visione singolare. Il maniero è stato deformato in un sistema di murature fluttuanti che sfidano la forza di gravità. Torri, sale e contrafforti sono sospesi in angolazioni illogiche intorno al cuore squarciato del palazzo. Sì, effettivamente è molto poco logico. Tutto per i fatti suoi. Tra l'altro, mi scuso, ho una pessima illuminazione in questa stanza, nel senso che è buio in generale, ma c'ho una luce abnorme là alle mie spalle. E ho cercato di mettere un piccolo faretto qua per cercare di compensare un po' il fatto che l'unica luce vera e propria viene dallo schermo, ma vediamo un attimo cosa succederà. Probabilmente avrò degli occhiali che sparaflashano tutto, però boh, ci si prova. Allora, siamo contro i vampiri, siamo sempre Jace, appunto alla ricerca di quel Planeswalker che boh, è sparito. Allora, allora iniziamo con tre isole, un orso fantasma, un banco di nebbia, esploratori della Relittopoli, ok, e esame di Jace. Ok, tutte le carte che mi erano uscite anche nella scorsa partita. Mi sembra che possa essere una buona mano per iniziare, anche perché avere l'orso fantasma all'inizio non è male. Qui il banco di nebbia potremmo giocarlo al turno successivo ed è una discreta partenza. Ora bisogna sperare che i vampiri non picchino troppo duro. Hanno un mazzo nero rosso, da quello che ho potuto constatare. Quello cos'è? È tipo un cancello? Sì, tipo. Tipo un cancello, uno di quelli bicolori che entrano tappati però. E giocherei appunto il banco di nebbia. Dovrei riuscire anche ad attaccare... Sì, difensore. Banco di nebbia è un difensore, 0-2 non può attaccare. Però anche se avesse attaccato, 0-2 non è che fa niente. Certo, se uno lo buffa poi potrebbe attaccare, ma in realtà no, perché è difensore. Quindi ci teniamo quello che è. Devo attaccare con l'orso, fin tanto che non ce lo seccano, perché l'orso è un po' debolino, perché se è oggetto di un incantesimo muore. E se è una magia o un'abilità, viene sacrificato, qualsiasi sia l'abilità o l'incantesimo, quindi basta un qualsiasi incantesimo e anche uno dai più 10 e lui muore. Lol. Tra l'altro è una cosa da ricordare, perché uno magari dice, ah, la voglio buffare. Manca sanguinaria, è lo stesso sprite. Prodezza, ogni volta lanci una magia questa creatura... Ah, ok. Sì, l'ho già vista anche nello scorso tentativo, ecco. Allora, un'altra isola. Claustrofobia non mi serve, perché lo voglio tenere per delle creature un pochettino più toste. Questo non ha granché utilità, quindi io farei continua, perché appunto non abbia niente di significativo. Questo qua avremo bisogno di ancora uno di mana per poterlo utilizzare. Allora, attaccare. Ora non so quanto mi convenga attaccare, perché comunque questo ha... Cioè, resterebbero in vita entrambi e quindi non ha alcun senso da fare. E continuerei, perché appunto non ha senso utilizzare nessuno dei due. Tra l'altro è comodo l'esame di Jace sapere il fatto che sia un istantaneo, perché vuol dire che anche mentre ci sta attaccando lui magari dice, guarda quanti danni ti vado a fare, e invece no, e invece no, invece boom,
gli buttiamo un esame di Jace e lui che è interrogato dice: ah, cerca sangue vorace, questo non l'avevo visto lo scorso giro. Scarta una carta, cerca sangue vorace, prende più 2, meno 2 fino alla fine del turno. Ah, ok, quindi diventa un 3-1. Inverte in pratica da 1-3 diventa 3-1. Che potrebbe essere grave, ma neanche troppo. Se hai qualcosa con cui pararlo, lo tiri giù. Cos'è che è uscito? Scomparsa. Metti un permanente bersaglio in cima al grimorio del suo proprietario. E poi indaga. Questo mazzo ho notato tra l'altro che si basa molto sull'indagare. Vedremo un po' se ci tornerà utile. Allora, l'isola innanzitutto la giochiamo, però andrei a giocare gli esploratori della Relittopoli. Che nel frattempo ci fanno anche indaga, quindi avremo un indizio. Che al costo di 2 viene sacrificato e ci fa pescare una carta. Attaccare, ma non credo che valga la pena attaccare. Salterei, ecco, come anche lui consiglia. Infatti, ci sta. Ci sta. Che succede? Principale, non so cosa fare. Gioca una terra nera. E poi? Orsù. Ah, voce torturante. Scarta una carta e pesca due carte, in pratica. Avendo usato quella, questa qua si è buffata. Più uno. Fino alla fine del turno, ma non so se attacca. Ma in realtà potrebbe effettivamente attaccare, perché... No, non attacca. Ah, usa di nuovo una voce torturante e scarta una terra. Sta scartando parecchie terre. Chissà cosa sta cercando. Probabilmente sta cercando qualche carta forte, non lo so. Qualcosa per portare a suo vantaggio la partita. Allora, ci è uscito esigere le risposte. Che in pratica fa saltare un turno a una creatura. Ma mi pare che non sia particolarmente entusiasmante adesso. Io andrei più che altro a usare l'indizio. Lo sacrifico. Ok, difensore. Abbiamo un altro banco di nebbia che boh, io andrei a giocare perché altre soluzioni non abbiamo per ora. Sì, ho capito. Ah, effettivamente dovrei cliccare su non dirlo più. Ma io non so effettivamente se provare ad attaccare. Il fatto è che comunque me li può bloccare entrambi senza alcun problema e poi ce l'ho tappati. No, infatti, non vale la pena. Perché comunque avrei attaccato con questo e questo, lui avrebbe difeso così e boh. Mentore di Stromkirk. Quando il mentore di Stromkirk entra nel campo di battaglia, metti un segnalino più uno su un altro vampiro bersaglio che controlli. Da bueno. Perché un 2-4 non è niente bueno. Avevi bisogno di qualche creatura un pochettino più strong. Che ci possa risollevare un po' la partita. Non attacca però comunque. Un'isola. Ah, bella fregatura. Non so se... Ma non voglio sprecare claustrofobia con quello, perché ce ne sono altri che snowballano molto di più. No, io farei che... Però se io questo glielo faccio tornare in mano, lui certo che potrà rigiocarlo dopo. Però non avrà più il segnalino, se non sbaglio. No? Non so se vale la pena farlo, effettivamente. No, forse mi conviene tenermi l'esigere le risposte. No, l'esame di Jace, se per caso mi dovesse attaccare. A parte che costa 2. Ma questo costa 5. No. Aspetto, perché se per caso mi attacca, almeno uso l'esame di Jace e gli...
Blocco il tizio, no, io salto l'attacco. Continua. Voglio tenermi in mano per vedere se per caso mi attacca, almeno limito i danni. Questo è un bel problema. Questo qua snowball abbastanza. Sì. Perché questo è sceso 3-1? Ah, sì, è quello là che prende più 2, meno 2 se scarta una carta. Oddio, sto giocando un fracco di roba. Non mi piace questa storia. Non mi piace questo. No, 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 no. Però non ha attaccato. Il ricercatore aberrante mi piace, nel senso che questo qua, a parte che ha volare, e quindi per ora non potrebbe fermarmelo, se non lo ricordo male. E poi, scarta la prima carta ogni turno. Se è istantaneo stregoneria, allora si trasforma in questo, che è un 5-4 con volare. E quindi direi che potrei effettivamente giocarlo, visto che comunque carte ne ho ancora abbastanza. L'unica cosa è che poi mi pregiudicherei ogni qualsiasi tipo di utilizzo di mana, ma ancora ne abbiamo di vita, quindi posso arrischiarmela e sperare di riuscire a potenziarmela. No, io salto perché siamo in inferiorità enorme in questo momento, soprattutto con... Dove è andata? Questa qua ogni volta che mi fa danno si potenzia, quindi... Brutta storia. E infatti temo che mi attaccherà adesso. Con un po' tutto. No. Non lo fa. Questo è un gran problema. Perché a volare e in più al costo di 2 più un nera, scarta una carta e mette due segnalini più uno sul cavaliere terrificante Markov. E infatti credo che... La scorsa partita avevo usato claustrofobia per bloccarlo. E credo che lo utilizzerò nuovamente su quella, perché... È davvero un po' troppo dannoso. E no, niente, mi ha scartato una creatura. Porca pupazza! Beh, giochiamo l'isola. Allora, claustrofobia... Sì, io userei claustrofobia contro di lui. Perché l'altra comunque posso bloccarla e ucciderla, mentre quello è a volare ed è bello tosto. L'esame di Jace mi resta che posso utilizzarlo, quindi continua. Crebbio che mi è... Tra l'altro questo è straforte, era il 5-5. No, io salto. E continuo. Sì, se per caso dovesse decidersi ad attaccare, ho l'esame di Jace comunque che mi può tutelare da quella. Ah, mi attacca con quello. Aspetta un attimo. Con un 1-3, perché mi attacca con questo? No, non sto capendo. Sono tentato di bloccare con questo, ma non so se la sua abilità può attivarla in qualsiasi momento. E quindi, e temo che possa effettivamente farlo. Quindi forse il fatto di utilizzare questo mi permetterebbe, non lo uccido, ma almeno sopravvivo se per caso lui dovesse buffarsi. Ok. Sì!
Sì, potenziato, ottimo. Cos'è che mi ha fatto eliminare? Ok, dai, non era neanche troppo grave. Ottimo, ottimo. Questo ci dà un buon passo avanti. Queste tre non ci servono ora. Beh, potrei utilizzare questa per fargli togliere il segnalino quella, ma non ora, dai, diciamo. Continuo. A questo punto potrei, no, attaccare no. Perché questo qua me lo secca giù come niente se per caso lo attacco. Perché il problema è che lui, se io attacco con questa o con questa, lui può utilizzare quella per difendere. Mentre invece se io attaccassi con questa me la uccide facile con questa o con questa. Se attaccassi con questo però, lui cosa fa? Se difende con questo, non cambia niente. Se difende con questo, ci moriamo entrambi. Se difende con questo, ci moriamo entrambi. Se difende con questo, ci moriamo entrambi. No, non ci muore nessuno, cavolata. Quindi alla peggio ho una carta in meno per difendere, però è una carta bella tosta. No, io salterei. Ma a parte che avevo tutti questi qua che potevo utilizzare per difendermi. Ma lui per forza avrebbe difeso con quello, dai, non c'è altra possibilità. Per forza avrebbe difeso con quello perché era l'unica soluzione. Ah, no, poteva difendere anche con questo, effettivamente. E non succedeva nulla. Sarebbe stata una mossa giusto per bloccarmi, per tapparmi una carta, quindi no, perché in un umano posso sperare in un errore grossolano, ma con un computer no. Però potrei effettivamente sfruttare il mana che ho, questo 5 e questo 2. 5-2 ce li ho. Io potrei effettivamente fargli tornare questo in mano e obbligare a tappare questo. Così se io attaccassi con questo, e beh, può difendere sempre con lui. No, 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 no. E niente, continuo. Purtroppo se non mi vengono creature buone non ho niente da fare. Deve intervenire qualche elemento che cambi un po' la partita, nel senso che ora siamo in una fase di stallo e quindi qualsiasi cosa faccio io, qualsiasi cosa fa lui viene counterato abbastanza. Quindi chi si smuove ha un altro mentore, Kaiser. Questa non ci voleva. Questo risolve la situazione di stallo, ma in favore sua. In favore suo. E quindi è una bella fregatura. È una bella fregatura. Adesso attacca? Non attacca. Cosa mi è uscito? Vuoi prendere carte del tuo grimorio? Aggiungi una di quelle carte alla tua mano, metti una in cima e una in fondo. È sempre meglio che niente, sì. Una carta da aggiungere alla mano. Allora, lì sono degli esploratori, isola e isola. Io prenderei gli esploratori, metterei questa. Si conferma. Questa in cima. E l'altra in fondo, ok. E giocherei gli esploratori della Rittopoli. Mi pregiudico gli istantanei, ma almeno ho qualche possibilità di movimento. Questa mi farebbe pescare due. No, mi farebbe pescare una carta che è un'isola, che non mi serve a niente attualmente, quindi non lo faccio ora. Mi preferisco tenere i due per l'esame di Jace, se dovesse attaccare con questa, o esigere le risposte. No, esigere le risposte non posso usarlo perché non è una, non è istantaneo. Però almeno l'esame di Jace posso usarlo.
Sì, continuo, non faccio niente. Mi tengo l'esame di Jace perché adesso può attaccare con tutta sta roba e quindi. Cosa farà? Cosa fa? Ah, passato. Ok. Io ho un'altra isola da giocare. E credo di usare l'indizio, sì. Un'altra isola, ma porca miseria, ma è possibile? Ma io quasi quasi uso questo per togliere i. Ma sarebbe. No. No. Ancora non lo uso. E salto ancora l'attacco perché non ho niente. Non ho niente. Non ho un fico secco per ribaltare la situazione qua. Il discorso è che uno deve fare il passo falso, ma nessuno lo fa. È proprio molto sulle spine sta partita, eh. E neanche lei attacca. Lei, lui, boh. È un'altra isola, ma porca pupazza. Sono pieno di isole, ma se non. Queste mi danno indaga, ma vorrei evitare di usarle a caso, eh. Allora, io ho 10, quindi potrei usare anche 5. 4-9, potrei usarli anche tutti e tre sto giro, per poter attaccare. Il fatto è che se li uso tutti e tre, allora scomparsa, farei tornare in mano forse questo. No, forse no. Ma invece forse sì. Forse sì. Allora, vediamo un attimo. Io posso attaccare con 2-2, 2-4, 5-4, 2-4. Ok. Che quindi questi due, questi tre mi possono uccidere qualsiasi. Morendoci, per carità, ma possono uccidermi qualsiasi delle mie carte. Questi qua invece possono sopravvivere. Sì, no. Forse. Allora. Meno 4, meno 0. Vorrebbe dire rendere innocua una di queste. Rendere innocua forse questa. E quindi quella via. Poi, esigere le risposte. Avrei da tappare una creatura che non stappa. Quindi io tapperei. La 1-3. No, la 2-4. Quindi questa e questa. E poi riporterei in mano al suo proprietario l'altra 2-4. Quindi vuol dire che resterebbe la 1-3. Che verosimilmente andrebbe a parare questa. La 4-1 che andrebbe ad uccidermi questa morendoci. E la 4-2 che andrebbe a uccidermi questa morendoci. Però questo vorrebbe dire sì che lui ne perde due. Che ne perde due. Però io perdo anche la carta più forte che ho. Perché di sicuro almeno uno dei tre con attacco 4 me lo manderebbe contro questa. E poi dopo non ho altre carte con forte attacco. No, mi sa che passo sto giro. Ma perché la questione è che dovrebbe attaccare lui. Se lui attacca, lo tiro giù. Ma se non attacca, sono bloccato.